impugnato Modena, una prestazione davvero eccellente, una giornata che resterà memorabile nello sport trentino. Partita in sordina, ha vinto un gran campionato, si conferma quindi per la quarta volta campione d'Italia. Un grazie anche ai tifosi, ieri ero in curva con loro, davvero hanno sostenuto la squadra, l'hanno acclamata, l'hanno accompagnata, l'hanno tifata dall'inizio alla fine. Un grazie anche al presidente, a tutto lo staff tecnico, ma poi soprattutto un grazie all'allenatore Radio Stoica, che è tornato da noi e che ha saputo tirare fuori il meglio da tutti. E poi naturalmente complimenti e congratulazioni a tutti i giocatori per la città, questo è importante, cresce il rapporto tra la città e la Trentino Volley, questo vuol dire tutto sommato anche più coesione, più unità, più vicinanza tra le persone, è una bella notizia per la città cresce anche così. C'è anche il basket in Serie A1, molto vicino a ottimi risultati, c'è anche questo azionariato popolare, un segnale anche per la città di svegliarsi maggiormente nella partecipazione, quella che forse non c'è stata in campagna elettorale? Sì, forse sì, nel senso che adesso abbiamo appunto il momento con l'Unione del Basket, anche questo nell'eccellenza italiana, il tema della partecipazione è un tema importante, ci sono cittadini molto attenti, molto partecipi, che vogliono fare i cittadini attivi e sono pronti a mettersi a disposizione, ce ne sono tanti altri che invece sono lontani, distanti, poco partecipi, vogliamo valorizzare i primi sperando che possano anche trascinare i secondi, noi abbiamo bisogno di un rapporto con i cittadini, con ciascun cittadino positivo in cui uno si sente a proprio agio nel fare qualcosa per la propria città. Confidiamo in questi 5 anni, punteremo molto anche su questo. Ecco, quindi in questi 5 anni, forti di questi risultati, anche maggiore attenzione allo sport giovanile, dai piccolissimi fino all'età più grande? Ma direi di sì, devo dire poi che a sostenere queste società che giocano in Serie A sono gli sponsor, in parte la provincia, noi contribuiamo in misura limitata, siamo più attenti e ci interessa innanzitutto a tutti gli sport, non solo il calcio, la pallavolo, il basket, i più praticati ma anche i più piccoli e soprattutto le giovanili, che ci interessa la promozione, che i bambini crescano bene, si divertano e imparino a stare insieme rispettando le regole. E un saluto finale a questa squadra, che cosa vuol dire al presidente Mosna, agli sponsor e a chi ha sostenuto questa vittoria? Sponsor che restino, perché è un momento difficile, senza di loro non si fa nulla, alla squadra naturalmente congratulazioni, ma soprattutto che l'attendiamo un altro anno già in autunno per l'avventura della Champions League, quindi si rifarà la Champions League, saremo accanto a loro per puntare poi magari anche a qualche altra vittoria a livello mondiale, quindi forza Trentino Volley, siamo con voi, siamo orgogliosi di questa squadra.